voglio dire, i terremoti, i sismi ormai sappiamo che sono all'ordine del giorno, e quindi è stata un'azione voluta dalla regione e dalla provincia proprio in presenza anche di queste situazioni che vanno coniugate anche con la vetustà dei ponti stessi, quindi cioè, è stata un'azione voluta che, in considerazione di entrambe queste valutazioni. Avete segnalazioni di criticità per qualche ponte? Non in particolare, quello che posso dire è che noi stiamo iniziando e subito, cioè due lotti, e siccome è un lavoro che deve essere fatto a quattro mani, perché gli studi incaricati devono fare queste attività in collaborazione anche con gli uffici provinciali, i quali uffici provinciali devono consegnare agli studi stessi tutto il materiale storico, la vita di questi ponti. Inizialmente si svolgeranno delle indagini, diciamo, conoscitive dei ponti, quindi sia dei rilievi geometrici che prove di laboratorio sui campioni di materiali che compongono il ponte, e successivamente verranno analizzati, grazie a programmi ad hoc e studi ad hoc, la geometria dei ponti con le caratteristiche dei materiali analizzati durante le indagini. A quel punto si produrranno delle relazioni che sintetizzano i risultati ottenuti e che quindi indichino degli obiettivi a medio e lungo termine per questi manufatti che andremo a studiare.